ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi un video un po' particolare, un po' strano, un po' diverso dal solito, in cui vi faccio vedere le parrucche che io possiedo. So che in Italia è un argomento un po' strano perché non si è abituati appunto ad indossare delle parrucche, però devo dire che nell'ultimo anno forse questa cosa ha preso un po' piede. Infatti io anche quando ero a Milano ad alcuni eventi ho indossato tranquillamente alcune parrucche senza vergognarmi, perché la vedo una cosa normale. In America si usa tantissimo andare in giro con le parrucche colorate. So che in Italia, diciamo, è un po' restia questa cosa, però quando la vedete che è una festa, un evento particolare, qualcuno di voi voglia indossare una parrucca, anche se fate dei servizi fotografici o anche voi, se volete per vostro gusto personale cambiare colore di capelli ogni tanto, che ci sono delle parrucche veramente molto molto naturali che quasi veramente non vi rendete conto che sono dei capelli finti. Quindi sicuramente se le indossate nessuno si accorgerà che avete delle parrucche. Niente, io inizio subito e voglio farvi vedere quali sono gli step che bisogna fare quando vi arriva una parrucca, come sistemarla, come procedere il tutto, eccetera. Vabbè, iniziamo così, ci capiamo subito. La prima parrucca che voglio farvi vedere è questa di Donna Love Hair. Il packaging è davvero carinissimo. All'interno trovate la vostra parrucca. Mi hanno poi gentilmente aggiunto anche questo pettinino Silmil Tangle Teaser, non mi ricordo precisamente la pronuncia. E poi c'è un piccolo bigliettino che vi dice cosa avete scelto, il colore che avete scelto e la lunghezza. Quindi iniziamo subito. E cosa non da meno, trovate all'interno anche questo come si dice, non so il termine italiano, comunque cuffia, ecco, per tenere i vostri capelli appunto compressi per poter inserire la parrucca. Questo video non è sponsorizzato dalla Donna Love Hair o altri brand che vi farò vedere, ma è un video che ho voluto fare io di mia spontanea volontà. Mi arriva sempre la parrucca dentro questa retina qui, perché è un argomento particolare che secondo me, se qualcuna maledetta che si appiccica ovunque, piace come effetto o vuole provare cose diverse, è interessante. Io da quando ho queste parrucche, le mie amiche vengono qui, provano le parrucche per vedere come gli potrebbe stare un taglio corto, come gli potrebbe stare un colore biondo diverso da quello che loro hanno. Allora, la parrucca è questa qui, è molto molto morbida, è fatta di capelli veri, almeno da quanto c'è scritto sul sito. La parrucca arriva appunto in questo modo, con questa retina qui che si chiama, se non mi sbaglio, lace, se non erro. Non so se riuscite a vederla, vi faccio vedere un po' più da vicino. Vedete che c'è questa retina qui, una retina, che appunto permette ai capelli di essere attaccati al di sopra. E questa parrucca è fatta molto bene anche qui dall'attaccatura, è molto molto naturale. All'interno poi della parrucca avete queste pinzette, spero che riusciate a vederle, qui e qui, che vi permettono appunto di agganciare la parrucca alla vostra testa. E poi nella parte inferiore c'è un'altra pinzettina e ci sono questi ganci simil reggiseno, quelli che avete nelle spalline del reggiseno, così, in questo modo, guardate, che voi appunto, ce n'è uno da un lato e uno dall'altro, stringete e potete stringere la parte retrostante della vostra parrucca se appunto è troppo larga. Come primo step bisogna andare a tagliare questo velo e il consiglio che posso darvi è quello di tagliare precisamente lungo il profilo della parrucca. Quindi andiamo insieme e procediamo per questo step. Vado inizialmente a fare questo, tenete i capelli ovviamente ben tirati giù e andate a tagliare lungo il contorno della vostra parrucca, quindi tenete giù così, in questo modo qui, i capelli e andate a tagliare lungo il profilo. Ovviamente questa operazione non dovete farla in questa posizione scomoda, ma se appoggiate la parrucca su un vostro piano da lavoro sicuramente è più semplice.
Quindi dovete procedere a tagliare lungo tutto il perimetro il velo. La faccio con la camera spenta in modo tale da fare un lavoro più preciso e vi faccio vedere poi il risultato finale. Ho tagliato il velo proprio lungo il perimetro, come se fosse uno scalpo, quindi proprio come se fosse lo scalpo dei vostri capelli. Quindi adesso procedo verso questa parte qui e vado a tagliare lungo questo profilo, senza tagliare i capelli ovviamente, quindi se non riuscite da sole fatevi aiutare da qualcuno, perché se rovinate la parrucca è un peccato. Perfetto, io ho tagliato tutto il bordo in velo della mia parrucca. Adesso quello che bisogna andare a fare è a legare i vostri capelli. Non dovete fare una semplice coda, altrimenti poi i vostri capelli usciranno, anche qui si vedrà, testa d'alieno. O realizzate una svedese, credo si chiama così, non voglio sbagliare, oppure realizzate due trecce laterali. Io vado a realizzare due trecce laterali, quindi slego i miei capelli e li divido in due parti. Scusate se li vedete un po' schifosetti, ma erano appunto pieni di lacca, quindi li divido così, in questo modo, e realizzate due trecce laterali. Andate velocemente in questo modo a realizzare le vostre trecce. Ok, io ho i capelli corti e con un elastico di questi piccolissimi vado a chiudere la mia treccia. Realizziamo anche l'altra treccia dall'altra parte. Ovviamente io adesso sto facendo in maniera molto veloce, voi ovviamente dovete dividere bene i capelli, non messi più da una parte e meno dall'altra, però dovete farli per bene, queste treccioline. Bene, faccio ridere! Ok, una volta realizzate le trecce dovete semplicemente avvolgerle intorno alla vostra testa e fissarle con dei semplici ferrettini, quindi di qua portatela dietro in questo modo e la fissate con il ferrettino. Ora l'altra la portate dall'alto, quindi così, e la fissate in questo modo qui con l'altro ferrettino. Ora io ho solo due ferrettini, però se avete più ferrettini bloccate anche questi capelli. Dopo aver fatto questo andate a indossare la vostra cuffia, quindi apro la cuffia e questo sarà un passaggio molto sexy, ragazze. Dovete infilare l'elastico nella parte alta della fronte e mentre la parte che non ha elastico dietro, infilate in questo modo sul collo e poi andate a tirare, uscite fuori le orecchie e cercate di infilare tutti i capelli perfettamente all'interno e tirate in modo tale che vi rimane questo coso bellissimo sulla testa. Ok, tirate un po' così in modo tale che escano un po' i vostri capelli. Bene, con questa immagine super sexy andiamo a infilare la nostra parrucca. Io mi trovo benissimo a infilarla in questo modo, quindi con la testa lì in giù la infilo da dietro, però in questo caso non vedreste nulla, per cui o vi fate aiutare da qualcuno, quindi qualcuno la tiene dietro e vi aiuta, oppure fate semplicemente in questo modo, mettete la testa in giù e fate girare la parrucca così, bellissima Pamela. Ora la tirate un po' e da dietro con l'altra mano andate a prendere il ciappettino, come si dice, la pinzettina che avete dietro e la portate così sotto i capelli in questo modo, così la pinzettina la infilate sotto le vostre trecce e queste qui che sono laterali prendete, le inclinate e le infilzate in questo modo senza farvi male ovviamente. Ora fatto questo andate a pettinare la vostra parrucca. Ragazzi, oh mio Dio,
Questa parrucca qui ha questa piega, ovviamente, perché essendo stata tanto tempo nel pacchettino ha preso la piega, quindi essendo fatta di capelli naturali voi potete piastrarla. Io non ce l'ho qui con me, per cui non posso farvelo vedere, ma basta che prendete la piastra e piastrate i vostri capelli, però assicuratevi che appunto sia una parrucca di capelli naturali. E ha una parte qui più lunga rispetto all'altro lato, proprio così la parrucca, se non vi piace appunto potete tagliarla e sistemarla. Va bene, qui adesso la piega non è delle migliori, però guardate qui l'attaccatura, è impressionante. Ora vi spiego il prossimo passaggio. Dovete prendere un pennellino angolato e un correttore chiaro come la vostra pelle, quindi io prendo sempre mio amico, anzi la mia amica Selene. Con un pennello angolato andate un po' a prendere e a prelevare un po' di prodotto in questo modo e dovete praticamente andare a schiarire l'attaccatura, perché se voi ci fate caso la vostra attaccatura naturale non è scura, è chiara, per cui dovete andare a schiarire questa parte qui. Quindi prendete il correttore e andate a in questo modo disegnare proprio nel punto in cui non ci sono i capelli, quindi nel punto in cui avete la rete, andate a disegnare così e lo portate, faccio vedere, fin sopra la vostra pelle in questo modo. Una volta fatto questo, con il dito andate semplicemente un po' a sfumarla. Un'altra cosa che dovete fare qualora si dovesse appunto vedere e nella parte inferiore, guardate qui che si nota adesso io la sto tirando e vedete i miei capelli, però si nota la rete qui. Quindi con un ombretto nero, un pennello, andate nero se la parrucca ovviamente ha l'attaccatura nera o del colore della parrucca, appunto, andate a tamponare, a colorare la rete, ok, e anche dall'altra parte andate a colorare dello stesso colore dei capelli la rete e anche di qua. Ok, perfetto, questa ve la sistemate per bene, potete metterla centrale, potete metterla leggermente laterale, ovviamente qui avete l'imbarazzo della scelta. Quando la mettete laterale, mi raccomando, anche qui andate un po' a schiarire bene questa zona in modo tale che, guardate, così non si noti tanto la vostra attaccatura. Io devo dire che mi piace molto di più laterale come effetto, molto più bella così. E voilà! Niente, non dovete fare nient'altro. E anche se poi ovviamente la dovete sistemare un po' bene, nel senso che io adesso la sto applicando velocemente, più la sistemate bene più avrete un effetto naturale. Guardate qui. Non si nota molto che è una parrucca, anzi, io direi che non si nota per niente. È fatta molto bene, ripeto, adesso non è nemmeno messa, nemmeno tanto in piega bene, quindi la vedete tutta così, arruffata, però se qua la mettete bene in piega e la piegate, sicuramente l'effetto è migliore, più naturale. Io bionda non mi ci vedo per niente, zero proprio. Voi che dite? Mi faccio bionda? Paolo sostiene che io bionda stia benissimo, mi dice fatti bionda, ma io continuo a sostenere che non sono d'accordo. Va bene, ok, questa è appunto la parrucca di Donna Love Hair, molto importante per quanto riguarda lo step in cui tagliate il velo che c'è appunto attaccato alla parrucca. Se non riuscite a farlo da solo, fatevi aiutare da qualcuno, perché in questo modo non rischiate di tagliare i capelli e di rovinare la parrucca. Ah, per toglierla, ragazzi, semplicemente, voilà, si ritorniamo sexy, sfilate la parrucca all'indietro. Vi consiglio di, ogni volta che la conservate, di pettinarla e riporla sempre all'interno della sua retina. Semplicemente la prendete, prendete la vostra retina e la infilate in questo modo dentro. Così è sempre bella protetta. Prossima parrucca, sempre in questo abbigliamento super sexy, che vi voglio far vedere è questa della Everyday Wigs. L'ho pronunciata bene? Sì.
ed è la parrucca che ho indossato spesso in alcuni miei video, l'avete vista nell'ultimo video che ho fatto per Imetec, ma è lunghissima, c'è una parrucca stralunga. Aspetta che ve la pettino, ovviamente più lunghe sono e più si intrecciano. Eccola, è questa, guardate quanto è lunga, cioè, è lunghissima, quando la indosso i capelli mi arrivano fin sopra l'anca. Questa rispetto alla Donna Love Air è molto bella come qualità dei capelli, anche se sono un po' più plasticosi rispetto a Donna Love Air, perché è molto più morbida e più soffice, però in questa non abbiamo una riga definita, per cui si ha un effetto un po' più fake. Secondo me non è fatta molto bene l'attaccatura dei capelli, ci sono vari buchetti, quindi questa la vedrei più una parrucca per un evento a tema, o se appunto indossate un cappello o qualcosa. La Donna Love Air la vedo molto molto naturale, io ci uscirei tranquillamente perché non si nota assolutamente che è finta. Quello che vi spiegavo prima è che qui, guardate, non c'è un'effettiva linea, quindi è tutto incasinato, e questa cosa fa l'effetto un po' fake, perché non avete una linea con cui mascherare i vostri capelli, e avendo l'attaccatura così netta senza una linea dà proprio l'effetto parrucca. Ecco, guardate qui, non ha quell'attaccatura netta, non è fatta benissimo, e quindi notate tantissimo quell'effetto lì di stacco netto. La cosa bella di entrambe è che potete appunto farle ricce, lisce, potete creare tutto quello che volete. Guardate, è lunghissima, c'è ancora tutti questi capelli, è davvero molto molto lunga, ha un effetto un po' più Crudelia Demon, se vogliamo dire così, però è davvero molto bella, mi piace tantissimo il colore. Però ripeto, questa ha un'attaccatura un po' più netta, quindi un po' leggermente più finta. Ora, altra parrucca che voglio farvi vedere e che avete visto molto spesso nei miei video o foto è questa qui, nera a caschetto. Ragazze, questa è una parrucca che costa 10 euro, è super plastica, quindi non potete piastrarla, arricciarla, cioè non potete usare nessun tipo di fonte di calore su questa parrucca, altrimenti vi va a fuoco la testa. È molto rudimentale anche l'interno, non è fatta benissimo, però l'effetto è molto carino. La indossiamo, e questa io ve la consiglio non come parrucca per uscirci, perché ovviamente è molto, ripeto, semplice, ma se dovete fare delle foto, se dovete realizzare un set fotografico, in quel caso ve la consiglio perché è molto bella come effetto. L'avete vista in tante mie foto, in tanti miei video, e quindi anche adesso potete vederla come effetto, è molto bello in video e in foto. Ok. Questo è l'effetto finale. Anche Paolo sostiene che io debba tagliarmi i capelli così, cioè dall'eccesso al difetto, o bionda o nera, corti poi io, che non ho mai tagliato i capelli, cioè, una volta sì li ho tagliati così corti, vabbè, però trauma, quindi non avrei mai il coraggio di tagliarli così, però mai dire mai nella vita. E questo è l'effetto di questa parrucca. Ripeto, se la dovete usare in video, cioè guardate qui anche, c'è molto plastica, però se la dovete usare in video o in foto è davvero ottima. E questa l'ho trovata sul sito Dresslink, mi avevano dato un budget, ho scelto un po' di abiti e ho visto questa parrucca e l'ho presa subito. Vi lascio comunque tutti i riferimenti dei prodotti che vedete giù nell'info box. E appunto l'ho presa per curiosità, mi aspettavo ovviamente, visto il costo, di avere una cosa un po' plasticosa, però per i video e le foto, ripeto, è bellissima. Passiamo all'ultima parrucca in mio possesso, metto questa a posto, ed è una parrucca anch'essa bionda. Anche la Diva Wigs mi aveva inviato una spazzolina di questo tipo, ma di colore diverso, era viola. Questa la indossavo nel video che ho fatto con Loretta per la palette di Urban Decay, vi lascio qui in alto il video se non l'avete visto. E anche questa, vedete, ha la linea in mezzo, quindi è molto molto naturale. La vado a indossare. Allora, la vedete un po' arruffata perché avevo fatto le onde, perché questa è anche di capelli naturali, per cui
può essere messa in piega e quindi la vedete così voluminosa, un po' arruffata per questo motivo, perché avevo fatto le pieghe, scusate, le onde e non l'avevo più poi rimessa in piega, quindi è rimasta un po' così a onda. Poi se avete il colore di base uguale potete uscire i vostri capelli tipo in questo modo e farli passare avanti, quindi passate, questi sono i vostri capelli, mettete la parrucca in questo modo e tirate fuori i vostri in così. Ora io ce li ho mezzi verdi, mezzi chiari, comunque non posso fare questa cosa, però se voi fate uscire i vostri capelli di qua, li tirate fuori, ovviamente l'effetto è super naturale perché sembrerà l'attaccatura naturale. Come qualità, secondo me quasi pari a Donna Love Hair. Donna Love Hair la trovo un peletto più superiore, però anche questa è super bella e super naturale, l'adoro. Poi la cosa bella delle parrucche è che sono super voluminose, piene, quindi sembrate con i capelli flawless, wow! Ovviamente come vedete adesso, io non l'ho conciata chissà come bene, però cioè, direste mai che è una parrucca? Io no, cioè super bella. Ma con questo sfondo mi piace tantissimo, è bellissima questa parrucca, mi piace da morire. Per tenerle appunto anche curate e pulite, dovete lavarle semplicemente come lavate i vostri capelli, con uno shampoo molto delicato, le lavate, le lasciate un po' asciugare così all'aria e poi le asciugate col fondo. Se siete in estate potete fare asciugare all'aria all'aria aperta, nel senso senza asciugarle con il fondo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato anche per voi un argomento un po' interessante per scoprire cose nuove. Io ovviamente in questo modo, con queste parrucche, ho capito che non devo farmi bionda. Scherzo, comunque è un buon modo per cambiare colore di capelli senza rovinare i propri capelli. E quante volte ho detto capelli in questo video? Tantissime. Vi sia piaciuto, che vi abbia fatto sempre compagnia. Vi ringrazio come sempre di aver guardato il video. Vi mando un grosso bacio e se avete domande lasciatemele scritte qui sotto nei commenti. Lasciatemi un piccolo like e se non siete ancora iscritti al canale, vengo nei vostri sogni e vi faccio fare un incubo. Niente ragazze, un bacione grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video.